siamo entrati, è vero, per fare tante cose oltre che per denunciare, perché per denunciare sì, tutto quello che c'era di brutto, di corrotto, non aggiungo cose a quelle che ha detto Tito, perché ha detto già tutto su questo. Ostia, il 10° municipio, c'ha scandali nella gestione delle spiagge, è qualcosa di veramente brutto quello che succede, ma per noi, come ci sentiamo noi portavoce in questo momento, è veramente qualcosa che ci prende allo stomaco, perché noi siamo entrati anche per fare, per portare le nostre idee, per portare tutto ciò che nel programma avevamo scritto insieme ai cittadini, nei tavoli partecipati, e ci lasciano da una parte, non ci fanno partecipare. Appena entrati avevamo la speranza, ci avevano detto che prima che venissimo, proprio che prendessimo il mandato, che ci avrebbero dato la controllo e garanzia, perché per loro era una garanzia che noi dovevamo riportare l'ordine. Non ci hanno filato per niente, ci hanno tenuto da una parte, perché per parlare con loro, secondo loro, devi solo scendere a patti, cosa che noi non vogliamo, non riusciamo a parlare con loro. E vogliamo portare un'idea, sapete cosa ci dicono? Ma che ti serve in cambio? Niente, non ci serve nulla in cambio, noi vogliamo fare le cose per i cittadini e non ci importa di mettere un cappello e scrivere la parte del Movimento 5 Stelle, ci importa che venga risolto un problema e non ci si riesce, perché guardate, è brutto, tu parli con loro, a questo punto non sai neanche con chi stai parlando, se ti puoi fidare o non fidare di una persona che sta negli uffici, che non viene, che non ti porta i documenti. Commissioni, controllo e garanzia, il venerdì mattina alle 9, guardate, tutte le settimane, venerdì mattina alle 9, su 5 commissioni, mezza si presentano gli uffici a portarti il documento. Gli atti che noi dovremmo analizzare, vedere se è tutto a posto, se tutto è stato fatto come Cristo comanda, e ti rispondono che non ci sono gli atti perché sono sequestrati dalla magistratura. Noi abbiamo l'ufficio tecnico, il vecchio direttore dell'ufficio tecnico al 10° Papalini, che è stato inquisito, e la forza dell'ordine hanno sequestrato una marea di documenti, un ufficio tecnico che stava in un luogo e che adesso è stato spostato perché il palazzo crollava e i documenti stanno metà di qua e metà di là, e alcuni sono stati pure bruciati e non sai dove andarli a cercare. Si tengono mano perché vai da una parte e ti dicono di andare dall'altra e poi dall'altra ancora, e non si riesce a tirar fuori queste cose, è difficile, abbiamo bisogno di tutto il vostro appoggio, dei cittadini che vengono con noi, che ci dicono le cose. E guardate, l'unica nostra forza, l'unica e l'unica speranza per andare avanti è il vedervi qui, che ci sostenete, che gridate insieme a noi.